È morto a 92 anni lo storico e studioso aquilano Raffaele Colapietra, legato in modo viscerale alla sua città e al centro storico, che non aveva voluto abbandonare nel 2009 nonostante la sua casa di via Pescara fosse danneggiata. Aveva scelto di rimanere con i suoi gatti e gli amati libri, parlando di tradimento da parte di chi aveva scelto invece di lasciare l'Aquila per vivere altrove. Seppur amandola, non ha mai risparmiato critiche alla città, soprattutto perché per lui era in atto una sorta di impoverimento culturale, ma questo già prima del sisma. Colapietra non ha mai avuto famiglia. In occasione dei suoi 90 anni aveva concesso un'intervista a Rete 8, ma era stato protagonista anche di varie puntate di L'Aquila al centro di Giustino Parisse. Io leggo e dormo molto, dormo non benissimo come dormivo prima, però dormo a lungo e sto con i due gatti, uno dei quali è là sullo sfondo. Io mi rileggo i libri miei, di mia proprietà, che già da 15 anni ho donato alla Biblioteca Provinciale dell'Aquila, che si trova in quella desolata landa di Bazzano ancora adesso, e quindi me li vado a riprendere e me li rileggo a distanza di anni. Io adesso, proprio in questo momento, sto leggendo una biografia di Lenin, di Ulam, che è un classico, diciamo, della storiografia sul sistema sovietico. Per quanto mi concerne personalmente, sono circondato da affetto e rispetto da parte dei giovani. Quello che è l'insieme della gioventù di oggi, io non ho avuto figli del resto, quindi né nipoti, quindi non ho un'esperienza diretta, ma per esempio che oggi come oggi la movida debba rappresentare un problema di ordine pubblico, questo è assolutamente assurdo e pazzesco. Nel 2020 era stato sempre lui il protagonista di un libro intervista curato dall'archivista Marta Vittorini. Aveva un carattere schivo ma vero, non le mandava a dire, insomma. Era stato docente di storia moderna all'Università di Salerno in carriera sino al 1990, quando aveva scelto di dimettersi per ritirarsi a vita privata. Ha scritto tanti saggi che ora restano un patrimonio importante di storia sociale, ma la sua opera più significativa rimane una biografia di Benedetto Croce. L'Università d'Annunzio l'aveva insignito dell'Ordine della Minerva. Colapietra è pure ricordato per essersi schierato contro il concetto di Aquilanitas, espressione per lui vuota e senza senso. Di certo con la sua scomparsa l'Aquila perde uno scrigno di conoscenze e saperi, ma i suoi scritti rimangono a futura memoria. Tantissimi messaggi di cordoglio arrivati per la morte dello storico, a partire da quello del sindaco Pierluigi Biondi.